Patrimoniale sulle grandi ricchezze. E se ce l'hanno che devono pagare. Ma io dico, io ho fatto 40 anni di sacrifici per comprarmi casa. Ho pagato pure la Gesca quando mi ha la busta paga, però ancora è lì a chi ci paga le tasse sopra la casa. Questo che gli chiedo di a signor Renzi, che lui i sacrifici ne ha fatti pochi o niente. Sì. Sono favorevole. Perché? Beh, perché forse diciamo renderebbe giustizia, perché altrimenti tassano sempre i soliti. Davvero il nostro è un fisco giusto? Davvero viene rispettato il principio di progressività secondo cui ognuno paga le tasse secondo la sua reale capacità di reddito? Sono domande che la gente si pone da tempo, sono domande che hanno spinto la CISL a rilanciare l'idea di introdurre una tassa sui grandi patrimoni finanziari e immobiliari. Noi siamo andati in strada e abbiamo chiesto alla gente cosa ne pensa. Se sono proprio troppo grandi sì, però basta che eliminano o comunque riducano quello sulla casa, perché la casa più o meno è un bene di tutti e poi non porta reddito la casa. E la patrimoniale sì, se sono soldi liquidi, se la gente li investe, anche se poi ci sono già le tasse sulle rendite finanziarie. Comunque io non so come può uscire l'Italia, ha bisogno di circa 400 miliardi, quindi una via possono pure prenderla. Forse devono toccare i ceti ricchi, perché quelli intermedi sono già poveri. Sì, a certe condizioni, diciamo, dovrei capire quali la definizione esatta di grandi ricchezze, come queste vengono verificate, sì, in linea di massima sì. Sia sulle diciamo, rendite finanziarie che sui patrimoni immobiliari? Penso che i patrimoni immobiliari siano già abbastanza tassati, probabilmente più sulle rendite finanziarie. Sono abbastanza positivamente impressionato, diciamo così. E dove fisseresti la soglia per definire una grande ricchezza, immobiliare o anche finanziaria? Difficile da dire adesso in due parole, probabilmente oltre il milione di euro, credo. Sì, sono favorevole. Perché? Perché ritengo che sia soldi che possono dare chi ne ha tanti, che in qualche modo l'ha avuto o per fortuna o per eredità o per fraudolenza, diciamo. È giusto che secondo me che contribuiscano in un momento di così crisi così nera, che contribuiscano a sollevare un po' le sorti. Ma in linea di massima direi di sì. Basta, vuole sapere solo. Perché è d'accordo? Secondo lei sono troppo pochi o tassati i grandi patrimoni? Beh, rispetto a quelli immobiliari direi di sì. Questo è quello che dico da profana, cioè non è che sono un'esperta nel settore. Sì, bisogna quantificare quale sia la grande ricchezza, ma sì. Ecco, secondo lei qual è una soglia che quantifica una grande ricchezza? Oggi come oggi già possiamo parlare sopra i 5 milioni di euro. Diciamo in rendite finanziarie o in titoli o anche in patrimonio immobiliare? Si calcola tutto insieme. Una per tutti.